Blogos by Music. Blogos by Music. Ciao a tutti, io sono Alessio, vi presento Blogos by Music. Stasera al Blogos suoneranno i Jack Rabbit Slim. E li presentiamo. Filippo. Ciao, sono Matteo. Federico. Eugenio. Ciao. Voi stasera cosa suonerete, cosa proponete come repertorio? Proponiamo un po' di buon sano hard rock. Italiano, estero? Quasi tutto in italiano, poi ogni tanto ci fa di scrivere in inglese, quindi faremo qualche pezzo in inglese anche. Sono tutti pezzi vostri oppure suonate anche delle cose? Tutti pezzi nostri. Voi siete attivi dal 2003? Sì. Avete fatto anche delle demo, mi avete detto? Sì, un bel po' di demo, un bel po' di concerti. Molti bene, molti altri meno bene. Solita la Life on the Road. La provincia è stata battuta ampiamente. E stasera ci mostrate anche un video, avete detto? Sì, abbiamo fatto un video con l'associazione Il Mostro, questa sera lo presentiamo, ci sono venute ad aiutare altre due band stasera. Il video e la canzone si chiama Factotum, un bel video, dopo stasera lo potrete vedere in vari punti, basta cercare Jack Rabbit Slim e lo troverete. Sì, abbiamo girato comunque qui a Casalecchio e provincia, insomma è abbastanza divertente, siamo tenuti molto su un filone abbastanza nostro, che è quello un po' ironico. Prenderci un po' in giro. Sì, esatto. Quale gruppo vi ispirate per scrivere, per suonare? Parla di hard rock, poi di un sacco di nomi, ma vengono subito in mente gli AC/DC. Quelli restano sempre, restano ancora, continuano a fare cose adesso. Siamo eterogenei nei nostri ascolti. Però abbastanza datata, dai 70 agli 80. Qualcosina di 90, sì, certo. Per Jam, Soundgarden, tutto quello che ci va dietro. Il tema è quello. Gli ascoltatori sono curiosi di sapere da dove nasce il nome della band. Viene da Pulp Fiction, è il locale dove John Travolta ballano la loro canzone famosa ballo. Di Chuck Berry. Ci piaceva come nome, ci piaceva come suono, abbiamo deciso quel nome. E avete intenzione invece di produrre qualche disco? Ora? Sì, se qualcuno ce lo pagasse sarebbe la nostra intenzione, c'è tutto. Guarda, siamo completamente disposti, veramente, cioè prendiamo tutto il tempo che volete, non c'è nessun problema. Dio, io non ho un soldo, però cioè se vogliamo farlo, va benissimo, ecco. Se metti te, va benissimo. Muove i sogni, muove i monti, personaggio caratterizzante, base sicurezza, base calante. Gli altri due gruppi che suonano con voi questa sera? Sì, sono due gruppi di amici, sono gli Emoglobina e gli Ego Noise. Sempre gruppi qui di Casalecchio e dintorni. Con gli Emoglobina abbiamo oramai una partnership consolidata, mentre gli Ego Noise sono un gruppo relativamente recente, quindi diciamo sono agli esordi. Una prosperosa amante, mentre io non so. Dovevamo sapere cosa ne pensavate della SIAE, di come gestisce i diritti. Verrà usato in tribunale questa intervista. No, cioè ovviamente la favorevoli a Creative Commons, ci sono tante cose, favorevoli alla tutela sicuramente a livello di proprietà di chi ha creato. Magari potremmo aprire un dibattito sulla questione. Noi in gran parte crediamo che ci sia un grande squilibrio verso la tutela della creatività da parte dell'artista, mentre non c'è abbastanza tutela verso la diffusione di tutte le sue idee, di tutto il bene che può fare verso la comunità. Quando una cosa viene creata, tutto quanto viene direttamente di proprietà dell'artista o della persona che ha distribuito quella stessa cosa. Questa tutela di questa distribuzione o proprietà intellettuale è troppo forte da questo lato, mentre non è abbastanza tutelata la sua fusione, nel senso di aumentare la capacità e il bene collettivo che da essa può fruire. Poi ognuno tiene l'acqua al suo mulino, perché in realtà però mi sembra un buon compromesso. Without you now,
ascoltarci, volevamo sapere se avete un sito, un MySpace. MySpace è www.myspace.com/jackrabbitweb. E poi siamo anche su Facebook. Sì, perché il nome ce l'aveva già preso Tarantino, quindi è stato un casino. Tipo trovare il dominio è stato un incubo. Però abbiamo scelto Jack Rabbit Web. Allora salutiamo il Jack Rabbit Slim. Ciao. 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 Grazie. Per Blogs by Music, www.blogs.it. Alla prossima puntata. Ciao.